primo giorno di Marche Orienta, tanti ragazzi, che ne pensa l'assessore? Sono molto contenta e vedo che già stanno girando, stanno informandosi e questo è molto bello. Mi sembra un clima sereno, è una giornata di informazione e di ascolto. Io vorrei che loro oggi avessero l'opportunità di conoscere, di chiedere, di vedere. Poi la scelta sarà personale sicuramente, però è importante avere un quadro preciso di tutta l'offerta marchigiana. E perché visitare la mostra dedicata a Don Milani? Che consiglio dai ragazzi? Beh, a 50 anni dalla morte di Don Milani abbiamo scelto questa mostra perché è attualissima. Don Milani era un personaggio che attirava i ragazzi a sé con metodo, aveva un grande interesse per le lingue, aveva una predisposizione per l'alternanza scuola-lavoro senza chiederselo più di tanto e perché intendeva la scuola come un luogo di motivazione, di ascolto, di inclusione sociale, di lotta alla povertà. È un'esperienza del dopoguerra, ma non credo che possiamo esimerci dal tornare a una certa esperienza. Oggi è necessario rimettere quei paletti per formare.